Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuto all'arcivescovo di Monreale Michele Pennisi, assistente della Confederazione delle Confraternite d'Italia, che è venuto insieme al presidente della stessa confederazione, Francesco Antonetti. Benvenuti. Siete reduci da un incontro importante che avete fatto a Lugano, il primo forum paneuropeo delle confraternite. Ma perché, quante sono e dove sono queste confraternite intanto? Sono in quasi tutta Europa. Dalla nostra prima stima che abbiamo fatto con una sorta di censimento, risultano circa 20.000 confraternite ancora attive, in tutta Europa stiamo parlando, con circa 6 milioni di confratelli e consorelle. Sono naturalmente i numeri più grandi li troviamo in Italia, dove abbiamo circa 6.000 confraternite attive, con 2 milioni di confratelli, poi in Spagna, dove abbiamo circa 7.000 confraternite attive, con circa 3 milioni di confratelli, poi ne abbiamo a Malta, ne abbiamo in Francia circa 500 confraternite, in Svizzera. E le più antiche a quando risalgono? Le più antiche, ce n'è una di Avignone che risale al 1085. In Italia una tra le più anziane è quella del Santissimo Crocifisso di Enna che risale al 1261. Quindi abbiamo certamente... Insomma, storia millenaria o comunque plurisecolare. Secolare, e però guardate al futuro, è quello che avete fatto. Viviamo al presente e guardiamo al futuro. E Papa Francesco, qualche anno fa, incontrando proprio le confraternite, vi ha dato un po' delle indicazioni di fondo sul presente e sul futuro. Sentiamo quali. Nei secoli le confraternite sono state fucine di santità di tanta gente che ha vissuto con semplicità un rapporto intenso con il Signore. Camminate con decisione verso la santità. Non accontentatevi di una vita cristiana mediocre, ma la vostra appartenenza sia di stimolo anzitutto per voi ad amare di più Gesù Cristo. La pietà popolare è una strada che porta all'essenziale se è vissuta nella Chiesa in profonda comunione con i vostri pastori. Amate la Chiesa, lasciatevi guidare da essa, nelle parrocchie, nelle diocesi, siate un vero polmone di fede e di vita cristiana, un'aria fresca. Che avete detto a Lugano? Che cosa serve per essere un polmone, un'aria fresca nella Chiesa, un'area fresca e antica al tempo stesso? Abbiamo ricordato le parole del Papa, ecco, l'evangelicità, riferirsi al Vangelo, poi l'ecclesialità, essere inseriti all'interno della Chiesa, la missionarietà, la vocazione alla santità. E la santità non è fatta per pochi eletti, la santità è per tutti, ce l'ha ricordato Papa Francesco che parla della santità della porta accanto. E poi ancora la gratuità da cui nasce il volontariato. Ecco, abbiamo cercato di richiamare questi grandi valori, ecco, che le confraternite, ecco, portano nel mondo, ecco, attraverso una fede semplice, una fede popolare, ma una fede che tende alla perfezione della vita cristiana secondo la propria condizione di vita. E questo allora mi pare importante. In un'altra occasione Papa Francesco ha parlato della pietà popolare come del sistema immunitario della Chiesa, che salvaguarda la Chiesa, ecco, da derive secolariste o da derive integraliste. Ma che cosa hanno in comune le confraternite? Perché noi le conosciamo, magari ciascuno di noi conosce quella che sta nella propria parrocchia o addirittura quelle che stanno nelle proprie parrocchie. E quindi magari... è attento più alle differenze d'abito, perché voi avete di solito una divisa, viaggiate in separati nelle processioni, per esempio. Qual è l'elemento comune che unisce le confraternite? Il primo elemento viene da dire che quando noi siamo nelle processioni camminiamo, noi siamo cammini verso il Signore, quindi il primo elemento è che tutti insieme camminiamo verso il Signore. Le confraternite sono associazioni, i fedeli che si riuniscono a scopo di culto e carità. L'elemento comune è sicuramente quel primo che ho detto, camminare insieme verso il Signore, e poi c'è quello soprattutto importante dell'amore verso i confratelli, cioè della carità. Da secoli hanno sempre esercitato la carità, le confraternite, ospedali, cimiteri, soccorso ai poveri, ai malati, ai bisognosi. E ancora oggi le confraternite mantengono questo loro specifico.
uno specifico che si differenzia poi in alcuni tipi di culto che possono essere in alcune orientate al proprio santo patrono, in altre orientate alla devozione per la Vergine, in altre al Santissimo Sacramento. Ma l'insieme è quello di vivere insieme la fede, di aiutarsi in modo reciproco e soprattutto essere accanto, ad aiutare i fratelli nel bisogno e esercitando l'amore e la carità. Qual è stata l'esperienza di mettere attorno a un tavolo tutte queste storie, alcune antiche, alcune nuove, di ogni angolo d'Europa? È un'esperienza interessante, anche per noi è stata una sorpresa scoprire che oltre che le confraternite della Spagna, che sono famose, scoprire confraternite anche in Austria, anche in Ucraina, anche in dei paesi dove pensavamo che le confraternite fossero scomparse. Ecco, l'esperienza è stata di trovare, ecco, assieme, ecco, dei fratelli. La parola confraternita richiama la parola fraternità, e la fraternità è un valore importante, cristiano, che poi magari è stato rilanciato alla Rivoluzione francese, ma la vera fraternità si fonda sull'avere un padre comune. Quindi le confraternite vogliono essere scuola di fraternità, rispettando le differenze, perché ogni confraternita ha il proprio statuto, ha il proprio abito, ha la propria tradizione, però quello che ci accomuna è la fraternità fra i membri della confraternita, il servizio alla comunità. E uno degli elementi credo siano anche la cura del quella particolare modo di camminare che è dato dalle processioni. Ascoltiamo il Papa proprio su questo aspetto, sempre nell'incontro che ha avuto con voi qualche anno fa. Voi avete una missione specifica e importante, che è quella di tenere vivo il rapporto tra la fede e le culture dei popoli a cui appartenete, e lo fate attraverso la pietà popolare. Quando, ad esempio, voi portate in processione il crocifisso con tanta venerazione e tanto amore al Signore, non fate un semplice atto esteriore. Voi indicate la centralità del mistero pasquale del Signore, della sua passione, morte e resurrezione, che ci ha redenti, e indicate a voi stessi per primi e alla comunità che bisogna seguire Cristo nel cammino concreto della vita perché ci trasformi. Questa fede che nasce dall'ascolto della parola di Dio, voi la manifestate in forma che coinvolgano i sensi, gli affetti, i simboli delle diverse culture. E così facendo aiutate a trasmetterla alla gente, specialmente alle persone semplici, a coloro che nel Vangelo Gesù chiama i piccoli. Qual è il modo che oggi le confraternite hanno per continuare a essere in dialogo con le culture di oggi e non di essere soltanto, come dire, dei custodi di una tradizione, di una cultura del passato? È quello di reinterpretare quelli che sono i valori cristiani nel tempo attuale, cercando anche di coinvolgere giovani. Noi abbiamo confraternite in cui ci sono giovani, ma questo richiede allora, ecco, che le confraternite siano in grado di rinnovarsi, di leggere i segni dei tempi. Per esempio, oggi uno dei segni dei tempi è certamente la cultura digitale, per cui anche le nostre confraternite utilizzano il mezzo digitale, che è anche un ambiente in cui si vive, per trasmettere dei valori, per collegarsi fra di loro, per fare delle opere di carità assieme. Stanno nascendo nuove confraternite. Qual è il carisma originario? Cioè, che cosa rende, ha reso necessario e fecondo il venirvi in nascere di altre confraternite? In base attorno a quali valori, a quale tradizione? È che appunto la parola giusta è quella dei valori. In mancanza forse di valori certi o di disorientamenti, i giovani cercano proprio di rientrare insieme, proprio e coagularsi intorno a dei valori precisi, darsi un po' una stabilità. Quali sono queste confraternite più recenti nate? Beh, ce ne sono per esempio alcune confraternite che sono nate, anche confraternite nel nome del culto di Giovanni Paolo II, quindi questo già il nome stesso dice quanto sia giovane la confraternita. Ma poi non solo, nascono di nuove, ma si riempiono quelle che sembravano fossero state estinte. Quindi questo è anche
un'importanza proprio per preservare un po' una cultura passata, ma soprattutto c'è anche un aspetto di tipo anche giuridico importante, no? La Confraria di per sé è anche un ente giuridico, quindi cioè, rinnovarla, quindi rientrare all'interno, quindi dà anche una certa posizione nell'ambito della Chiesa. Non dimentichiamoci che una confraternita che è riconosciuta dalla Chiesa è di per sé un ente ecclesiastico, quindi può fare culto insieme, naturalmente sotto il controllo dell'ordinario diocesano, può fare culto all'esterno, ecco, quindi per i fedeli. Mi interessa questo elemento dell'esterno, perché la confraternita può dare l'impressione di essere una fraternità chiusa o no? Invece, ecco, le confraternite proprio sono cristiani che non hanno paura di mostrarsi all'esterno, quindi partecipano alle confraternite per manifestare il volto pubblico della fede cristiana. In un contesto come quello europeo, in cui sembra dominare l'individualismo, l'indifferenza, le confraternite sono cristiani che vivono assieme, ecco, diciamo, e anche diciamo, andando per le strade, per le piazze, vogliono testimoniare a tutti che seguono Gesù, che seguono la Madonna, che seguono i santi, e quindi vogliono essere, diciamo, un esempio importante di fraternità e di solidarietà, ma ecco, di fede soprattutto in Gesù. Allora, grazie davvero e buon cammino. Grazie. Dei confraternita. Restate seduti però, guardiamo.